Grazie Presidente, innanzitutto i doverosi saluti e benvenuti a tutti i nuovi colleghi consiglieri che siedono in questa bellissima aula del Consiglio Comunale, quindi rinnovo i miei in bocca al lupo a tutte le persone che sono qui oggi per la prima volta, come rinnovo saluti anche a tutte le persone che erano presenti alla precedente consigliatura. Io sinceramente vorrei articolare il mio intervento soprattutto su due parti fondamentalmente. La prima parte, quella che riguarda il primo punto all'ordine del giorno, quindi eventuali incompatibilità, insomma, riguardanti le cariche elettive e l'eleggibilità. La seconda parte è un passaggio più politico rispetto al primo punto che dobbiamo analizzare. Dunque, senza entrare nello specifico, nel dettaglio, nei nomi di persone, di consiglieri, di assessori, di sindaco e compagnia bella, vorrei chiedere l'ausilio al segretario comunale, nella persona di Rossella Prosperi, che ci aiutasse in questo percorso di votazione che riguarda eventuali incompatibilità, riguardo l'incompatibilità di alcune figure di eleggibilità di alcuni consiglieri e assessori, perché diciamo che è stato un grandissimo chiacchiericcio in città, sui social, sui giornali, insomma, alcune dichiarazioni che sono state fatte riguardo a mancati pagamenti che riguardano i tributi locali da parte di qualche consigliere e qualche assessore e qualcun altro. Allora, io non voglio usare un tono polemico, nelle mie cose non è nel mio DNA. Però, visto che questo è il luogo dove si deve fare politica, il mio primo atto da consigliere comunale di opposizione che ha perso le elezioni come candidato sindaco è quello di vigilare sulla correttezza degli atti amministrativi. Quindi, come primo atto del mio ruolo, vorrei sapere dal segretario comunale se qualcuno, visto che ognuno di noi, ciascuno di noi, ha firmato un foglio che ci è stato fornito, risulta in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, perché ciascuno di noi ha ricevuto un foglio che ha firmato, quindi ha posto la propria firma su un documento ufficiale, e quindi cercare oggi di fugare qualsiasi dubbio mi sembra doveroso. Non voglio tirare in ballo nel cognome di consiglieri o di assessori o di qualche altra persona, però insomma, visto che comunque di dominio pubblico c'è stato qualche problema riguardo il pagamento di tributi locali, natali, della TARSU, addirittura di anni antecedenti a quello in corso, appare, in virtù anche del fatto che oggi in una prima seduta di Consiglio Comunale c'è una forte rappresentanza dei cittadini, noi siamo qui per rappresentare i cittadini perché siamo in carica elettiva, il nostro compito è quello di vigilare sulla trasparenza e la correttezza degli atti amministrativi. Segretario, mi sembra doveroso che lei ci aiuti in questo percorso, quindi io personalmente ho chiesto dei documenti con posta elettronica e quindi ho fatto delle richieste specifiche. Sapevo che il collega dell'opposizione, Paolo Trenta, che non vedo presente oggi, aveva dei documenti da presentare, quindi mi voglio preparare la sua assenza in questo momento, perché sarebbe stato comunque un ottimo motivo di dibattito, visto che comunque aveva fatto lui la richiesta specifica non io sull'eventuale incandidabilità e incompatibilità di tutti i consigli comunali, quindi non è una richiesta che è partita da me, dal mio gruppo, però sinceramente mi dispiace che non venga sollevata questa questione. Allora chiedo aiuto a lei, segretario, perché comunque bisogna fare chiarezza, ci sono degli atti pubblici, degli atti ufficiali che vengono firmati, quindi oggi è un momento di riflessione importante per cercare di capire se ci sono delle figure, dei consiglieri, degli assessori, che addirittura lo stesso candidato sindaco possa, quindi non lo do per certo, ma possa presentare delle incompatibilità che vanno fugate. Quindi la prima richiesta che faccio, segretario, è quello di ottenere aiuto da parte sua e poi chiedo che venga messo ufficialmente a verbale che io personalmente, oltre a quello che viene detto da lei, le chiedo ufficialmente
un documento scritto da parte del, da parte sua, magari anche con l'aiuto degli uffici legali del comune, quindi la qualità della dottoressa Capo e della sua collega, un parere da parte dell'avvocatura comunale riguardo a questa situazione, perché poi verranno presi questi documenti e analizzati. La seconda parte del mio intervento, naturalmente io parlo come candidato a sindaco di una coalizione che ha perso a ballottaggio, quindi io rinnovo i miei complimenti all'attuale sindaco Orlando Cocci e alla sua squadra, quindi non posso far altro che complimentarmi perché ha avuto una capacità di aggregare sicuramente maggiore della mia, visto che c'è una maggioranza molto, molto allargata, riguarda anche altri gruppi politici, non storicamente facenti parte di un centro-sinistra, quindi questa sua capacità va sicuramente elogiata e premiata, addirittura dando delle assessorili persone, figure che militavano nel centrodestra storicamente il Consiglio Comunale dell'area metropolitana, quindi diciamo questo testimonia un premio politico di un appoggio che c'è stato, quindi chiedo anche ufficialmente che nel discorso dell'opposizione, visto che diciamo, le liste che facevano capo al capitano sindaco Alessandro Fiori, che attualmente è assessore, quindi nelle figure del professore di Salvatore Lataga vengono considerate ufficialmente parte della maggioranza e non della minoranza. Questo è un fatto politico perché comunque andrebbero uguali gli spazi che competono, spettano comunque a chi ha fatto veramente diciamo, opposizione e siede con orgoglio, visto le battaglie che sono state fatte in opposizione, e quindi ufficialmente il fatto politico chiedo che nell'eventuale anche attribuzione di cariche che debbano essere poi fatte riguardo alla vicepresidenza e tutto quello che sarà, completeranno le commissioni, e Salvatore Lataga, che poi ufficialmente ci dirà se fa parte della lista Forza Italia o no, e il collega professore, a cui io rinnovo i complimenti, sarà sicuramente una figura che arricchirà il patto dei consiglieri comunali, quindi con le sue sicuramente capacità mi vedrà portare avanti tanti temi che diciamo sono portati avanti fino ad oggi riguardo la sanità. Quindi questi due aspetti. Il primo aspetto, quello di capire e fare chiarezza su posizioni di ineleggibilità e incompatibilità di tutti i consiglieri, gli assessori e la quantità. Non dire qualcuno, sindaco facente parte di un'amministrazione insieme agli altri assessori, insieme a tutti i consiglieri comunali, penso che sia chi non ha nulla da temere, penso che lo può dimostrare tranquillamente con le carte. Certo non è stata una bella figura a vedere a distanza di una settimana dalle elezioni la fila della rete di servizio a pagare le tasse da parte di alcuni cittadini, perché le parte tasse delle persone oneste le pagano direttamente. Le pagano sia prima, non le pagano se sono eletti o se diventano sindaco o se diventano assessori. Quindi, ma detto questo, non c'è detto che il cittadino onesto, un cittadino che vuole pagare le tasse, va e paga le tasse indipendentemente dalla carica elettiva. Quindi, il primo passaggio. Il secondo passaggio, ma non è un passaggio di polemica, è un passaggio legale alla correttezza che ci deve essere, visto che candidato sindaco Alessandro Fiori è diventato assessore ed ha un gruppo consigliare a capo che da un punto di vista politico lo ha supportato, è entrato di fatto in maggioranza perché ha la delega assessorile. Io chiedo ufficialmente che i consiglieri comunali che risultano un po' dall'opposizione non vengano considerati un po' dall'opposizione, perché mi sembra paradossale che se c'è un assessore sta in maggioranza, amministra, i consiglieri che fanno capo a quell'assessore siedano nella maggioranza. Questo è un fatto politico legato ad un accordo che di fatto non c'è stato un apparentamento, ma c'è un chiaro accordo politico, perché non penso sindaco che sia stato premiato una persona che forse è venuta nel Consiglio Comunale 5 anni, 10 volte
forse è venuto a zero volte in commissione e che forse la priorità non c'è mai andata, penso che lei non abbia agito nella meritocrazia che c'è stata delle battaglie che sono state condotte in Consiglio Comunale. Penso che lei, giustamente, perché è politica, abbia temporato ad un accordo che c'è stato tra le segreterie romane e quindi abbia indicato un assessore, giustamente candidato sindaco Alessandro Rioni come assessore, e io faccio in bocca al lupo perché posso solo migliorare con la presenza, quello che è stato nella precedenza del Consiglio Comunale. E gioco. E ci vuole pochissimo, ci vuole pochissimo, quindi la mia stima va rimutata, però io credo che non venga inclinato per quelle che sono i ruoli della minoranza, non venga inclinato per quelle che sono i ruoli esterni della minoranza, perché di fatto la minoranza è formata da queste persone, non è formata da una minoranza che vede quei consiglieri comunali che hanno un assessore di riferimento. Quindi io penso che sia stato limpido e chiaro nella mia esposizione. Primo punto, lo ripeto, il segretario generale mi ha liberato, vedete bene che io non è soltanto polemica, quello, questo, quello, noi, facciamo chiarezza insieme. Il segretario generale ci aiuta, ci dice qual è la situazione attuale, ci dice coloro che risultano incompatibili, incandidabili o ineleggibili, e il secondo punto, che è il punto ugualmente importante, il fatto giuridico, che ufficialmente chiedo che la minoranza non sia considerata a 9, ma sia considerata a 7. Perché due persone per le quali io non ho, dal punto di vista umano, nulla a recepire, perché i rapporti extra consiglio comunale rimangono eccellenti, ma per un fatto politico mi sembra doveroso che chi ha contribuito in maniera chiara, a mezzo dichiarazione stampa, a mezzo video, a mezzo articoli, a mezzo Facebook, con festeggiamenti abbastanza eclatanti, visto che si è cantato anche qualche canzoncina particolare quel giorno, quella sera, mi sta venuto, ma non deve essere considerato facente parte dell'opposizione. Questa è una richiesta che io faccio ufficialmente, perché giustamente Salvatore Arata, Forza Italia, con la testa civica di collega Messori, hanno il proprio assessore di riferimento che è maggioranza, che è giunta, che governa, non possono occupare degli spazi politici che riguardano l'opposizione, perché l'opposizione è altro, si occuperà di altro, noi vigileremo sempre in maniera corretta, trasparente, su quelli che saranno gli atti amministrativi, però questa commissione, questo disordine, questa non chiarezza su delle posizioni politiche che ci devono essere, va subito fugata. Quindi io concludo il mio intervento lasciando questi due minuti, rinnovando i complimenti, gli auguri, i benvenuti a tutte le persone che sono qui oggi per la prima volta, rinnovando i miei auguri complimenti alle persone che avranno modo, faccio complimenti a Migliorci, un ottimo risultato, un giovane sicuramente di valore che si farà un'ottima esperienza di consiglio, che è già stato comunque premiato per il suo risultato con la delega assessorile. Non voglio giudicare persone che non conosco, verranno vantate volta in volta riguardo a quello che saranno i loro comportamenti e il loro lavoro. Quindi io rinnovo per tutti, ringrazio anche a tutti e saluto il pubblico di congedo per riservarmi un attimo.